avuto problemi prima dello stacco Nibbio D'Asolo, rientrato comunque in gruppo. Assume l'iniziativa il favorito Larry Mack. L'imbocco della prima curva galoppa Matrix Rab. Rimane a largo Napoletano Dete che punta in avanti. 200 in 15 e 7. Larry Mack tiene andatura sollecita nei confronti di New Dream Deji. Napoletano Dete si industria a largo e va a sollecitare il leader. Viene fuori un quarto veloce in 33. Serra sotto New Dream Deji e così Napoletano è costretto a largo. 44 e 7 addirittura i 600. Si fa vedere Nibbio D'Asolo che cerca la schiena di Napoletano. In terza posizione alla corda troviamo Living the Lady. Giro di pista in 1 minuto e 8 decimi. Si va tutta a birra, terza pariglia esterna per Modigliani FKS. Adesso retrocede Napoletano, crea un po' di impiccio a Nibbio D'Asolo che è costretto in terza ruota. In fuga il leader Larry Mack, Nibbio D'Asolo a caccia, chilometro in 17 secchi. Nibbio D'Asolo scende davanti a New Dream Deji in calo e si lancia all'inseguimento del leader. Rosario Diana sollecita il suo allievo, ultima frazione in 15, ancora una lunghezza abbondante nei confronti di Nibbio D'Asolo. Il galoppo improvviso di Nibbio D'Asolo, gli è stato chiesto forse troppo. Retta d'arrivo, Larry Mack in solitaria. Se ne va Larry Mack, facile, nelle mani di Rosario Diana, che torna da vincitore sulla pista di casa. Per il secondo, Modigliani FKS respinge Fedele Laser. Media di 1,16,3, 2,49 la quota del vincente. Per Larry Mack e Rosario Diana. Quindi arrivo probabile ed ufficioso, 4 Larry Mack, 15 Modigliani FKS e 6 Fedele Laser. È tutto dal Cirigliano per l'ottava e conclusiva corsa. Auguro una buona serata a tutti e arrivederci a domani. 1° novembre, qui al Cirigliano.